Buon pomeriggio e ben trovati all'edizione che precede il telegiornale, ore 13, poi ci sarà il TG di Telequattro delle 13.20, ma ora spazio agli approfondimenti. Siamo assieme a Maurizio Iannarelli, presidente dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, sezione Trieste. Ben trovato. Grazie, buon pomeriggio anche a voi. Eccezionalmente ci daremo del tu in questa puntata. Io e Maurizio ci conosciamo da tempo, collega, anche giornalista, spesso ci incrociamo anche in eventi sportivi come per la Triestina e la Pallacanestro Trieste. Partiamo, Maurizio, a questo punto dal nuovo statuto dell'NPS, recentemente l'incontro ad Assisi, ci anticipavi poc'anzi. Sì, proprio sono reduce da una 3 giorni quelli di Assisi, dove c'è stata una convention, un'assemblea di tutti i presidenti delle sezioni. A questo proposito, ci sono 191 sezioni in tutta Italia e anche 2 delegazioni all'estero, a New York e a Toronto, e saranno aumentate anche nell'anno prossimo. Dicevo, tutti i presidenti si sono radunati ad Assisi e hanno approvato, e abbiamo approvato, il nuovo statuto dell'associazione. Un nuovo statuto che è stato anche ratificato dalla segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e che tra una quindicina di giorni sarà operativo. E il primo effetto sarà che le nuove elezioni degli organi statutari nazionali, che si terranno a fine marzo dell'anno prossimo a Cervia, appunto applicheranno queste nuove norme statutarie. Quello che è importante si può riassumere anche nei primi 2 articoli di questo nuovo statuto. Il primo, che praticamente l'AMPS viene riconosciuta un'associazione di categoria che difende l'immagine e i valori dell'amministrazione, non le persone. Il secondo, che è un po' un'apertura, diciamo che l'AMPS potrà promuovere, come già lo fa, momenti di aggregazione per quel che riguarda i gruppi di volontariato, i gruppi sportivi, questa è la novità, e di interesse vario e generale. Quindi c'è una grande apertura. A tal proposito, ricordo che noi dall'anno scorso, da gennaio del 2023, come Trieste, abbiamo operativa una sezione, un gruppo di volontari, naturalmente iscritti alla Protezione Civile Regionale, che operano appunto dall'anno scorso con tanta volontà, tanto impegno a servizio dei cittadini. Voi siete sempre presenti anche a numerose manifestazioni, anche a quelle di cordoglio, purtroppo, la storia, sì. Trieste racconta degli agenti Rotte de Menego scomparsi in quel tragico giorno in questura, e voi siete sempre stati vicini non solo alla polizia, alle famiglie, a tutti quanti. Assolutamente, naturalmente ci sono degli eventi particolari, delle iniziative che vengono svolte, organizzate, magari parleremo più tardi, però logicamente il nostro rapporto è diretto con l'amministrazione, quindi con il questore e con tutte le diramazioni degli uffici di polizia presenti sul territorio, e quindi partecipiamo, come hai ricordato, a commemorazioni, i defunti, eccetera. Ricordo soltanto che la nostra sezione, che fu fondata nel 1968, nel 75 è stata intitolata l'appuntato allora delle guardie di pubblica sicurezza Agliano Bracci, che riposa nel cimitero di Mantova. Chi era Agliano Bracci, appunto? Un appuntato a Milano all'età di 40 anni, rimase coinvolto e ucciso durante uno scontro a fuoco con dei rapinatori. Per assurdo, vedi com'è il destino, la scuola allievi agenti della Polizia di Stato, presso la quale in questo momento si stanno formando gli allievi del 227esimo corso, giureranno metà dicembre prossimo, la scuola di Ceva è intitolata proprio a Vincenzo Raiola, che guarda caso anche lui nel 99 però è stato ucciso, ferito mortalmente da dei rapinatori proprio a Milano. Quindi è questo triste filo rosso che unisce questi due momenti. Naturalmente quest'anno per la prima volta, e sono contento, grazie all'amicizia che si è creata con la figlia di Agliano Bracci, ripeto, stanno a Mantova, abbiamo ricordato Agliano Bracci nell'anniversario, il 49esimo della sua morte, avvenuta il 30 ottobre del 75. L'abbiamo ricordato presente il questore nel famedio della questura con la deposizione di un mazzo di fiori.
Dicevamo prima che siete attivissimi in molti contesti, no? Vogliamo ricordare come si muove proprio la NPS sul territorio. Ripeto, noi portiamo avanti i valori e le tradizioni dell'associazione della Polizia di Stato, ma bisogna aprirsi al sociale, quindi i nuovi quadri associativi guardano al mondo del sociale, guardano ai giovani, per questo anche siamo molto attivi sui social, insomma il nuovo corso deve necessariamente avanzare. Con tutto rispetto per la tradizione, ci sono i cosiddetti vecchietti che vanno tutelati perché è un patrimonio, una memoria storica che va veramente tutelata. Però come in tutte le cose bisogna sicuramente aggiornarci e anche nello statuto che è stato, ripeto, approvato qualche giorno fa, vengono fuori, ecco, quegli input lanciati proprio dai presidenti che hanno raccolto le istanze del territorio. Noi a Trieste organizziamo ogni tanto dei convegni, abbiamo fatto delle gite sociali, ci sarà il pranzo sociale il prossimo 13 dicembre, il pranzo di Natale, però una cosa mi preme sottolineare, che erroneamente l'associazione è considerata un ente riservato soltanto ai pensionati della Polizia di Stato o appunto ancora al personale che vi lavora. No, non è vero. L'AMS è aperto anche ai sostenitori, ai simpatizzanti, quindi al mondo civile. Chi ha voglia, passione di condividere, ma anche di mettersi in gioco poi attraverso le attività del volontariato, lo faccia. A questo proposito, quindi questo è importante, non bisogna essere poliziotti, ex poliziotti? Assolutamente no, assolutamente no. Chiaramente c'è un vaglio delle domande, però ripeto, questo è importante e se uno vuole avere delle informazioni vi ricordo che il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 11 nell'atrio della Questura, tranne nei giorni festivi, c'è un nostro punto informativo per avere informazioni, per rinnovare il tesseramento, per effettuarne uno nuovo. E soprattutto anche, visto che si parlava di social, abbiamo creato una pagina social, quindi AMS Trieste, e lì trovate tutte le indicazioni. Così come anche i nostri volontari, l'ODV, ODV Asso Polizia Trieste, anche lì è ben ampia e nutrita, perché tanti, ripeto, sono gli appuntamenti sul territorio. L'associazione che presiedi si è espressa, mi pare di aver capito, anche sui fatti del Pala Trieste, di quella domenica dopo la partita Pallacanestro Trieste-Varese, che l'opinione pubblica inevitabilmente è rimasta scossa, perché in genere in questo tipo di manifestazioni non accadono nel basket proprio, è più facile vederlo negli stadi, nei palazzetti non accadono queste cose. Esatto, poi anche facendomi tesoro della mia esperienza appunto in campo giornalistico, quindi la presenza e la frequentazione di palazzetti e non solo di stadi, veramente bisogna andare tanti anni addietro con delle cinghiate con dei tifosi di Bologna, poi un altro episodio che ha coinvolto tanti anni fa un collega dell'emittente di Stato che fu vittima di un'aggressione in quel di Udine. Ripeto, tanti anni fa, però per la prima volta, ecco, ho voluto esprimere la solidarietà soprattutto alle persone che sono rimaste coinvolte, i civili, perché purtroppo, ripeto, l'AMS non fa sindacato, ma si sa e sai, conoscete anche i miei trascorsi sindacali nelle organizzazioni del settore, il poliziotto comunque si mette in gioco e può anche rischiare, logicamente. Abbiamo espresso subito la solidarietà alla poliziotta rimasta ferita, ma anche a quelle persone che, famiglie, bambini, cioè, è stato un trauma anche emotivo, poi non voglio entrare nel discorso delle indagini, delle denunce, dei DASPO, non è di mia competenza, però ecco, mi sembra che per mantenere, per dare continuità, per essere vicini insomma, a chi opera, chi è sulla strada, chi è negli uffici, insomma al personale in servizio, credo che l'AMS abbia giustamente, ecco, detto la sua, portando la sua solidarietà. I valori sono importanti, dicevamo, e voi portate avanti questa filosofia. Cosa è cambiato? È cambiato qualcosa nel corso dei decenni, anche nella tua esperienza sul campo, in questura, attraverso sindacati e associazioni? Com'è cambiato il mondo della polizia, secondo te? O come viene visto anche da fuori, da chi non c'è dentro? Insomma? Sicuramente è cambiato, come cambiano tutte le cose, è anche giusto che sia così, perché non si può vivere del passato e dei ricordi. Logicamente dobbiamo dare fiducia alle nuove leve,
Non vorrei adesso fare dei parallelismi, però sicuramente da una parte i giovani, le nuove leve sono fortunate, d'altra parte invece hanno perso forse quello spirito di corporativo, ecco, che una volta maggiormente forse era diffuso. Per quello è importante il ruolo dell'AMS, che ripeto è articolato in tutto il territorio italiano e non solo, di portare avanti certi valori. Giustamente il momento valoriale è fondamentale. Infatti mi piace ricordare proprio qui con te oggi quanto siano importanti quei momenti che noi abbiamo con gli allievi agenti, quindi con i frequentatori presso le scuole di polizia, dove noi parliamo della nostra storia, della storia dell'AMS. Poi è logico che uno deborda e parla delle sue esperienze personali, perché non devo essere un Certo. bignami dell'associazione. Semplicemente Maurizio Iannarelli ha spiegato, insomma, quello che ha fatto, portando degli episodi anche così, curiosi, simpatici, ma anche contraddittori, quanto sia difficile rapportarsi con l'utenza che è la cittadinanza. Io ricordo soltanto due episodi, no, che mi hanno coinvolto e li cito volentieri perché rappresenta proprio la schizofrenia della cittadinanza, non soltanto triestina. Il grande dolore, il grande affetto avuto nei confronti dei due nostri colleghi morti, ma anche le ingiurie gratuite ricevute in occasione dello sgombro del porto, se vi ricordate, con tutto il discorso dei Novax e quant'altro. Due momenti schizofrenici, ma questo è sapersi rapportare. E sicuramente i giovani poliziotti possono contare sui vecchi, tra virgolette, dell'associazione per chiedere consigli, ma anche per avere quel supporto necessario, secondo me, a confrontarsi con le nuove esigenze sempre maggiori di sicurezza della nostra epoca. Prossimo appuntamento della sezione, c'è qualcosa? Allora, intanto noi parteciperemo martedì prossimo, come le altre associazioni componenti, la Federazione Grigio Verde, al ricordo delle vittime di Nassiria, quindi ci sarà il 12 di questo mese al Ferdinandeo. Poi, ripeto, ci stiamo già preparando a delle varie iniziative che avremo in dicembre, che non ci saranno soltanto il pranzo sociale, ripeto, il 13 dicembre, ma una cosa alla quale mi farebbe già piacere che voi siate informati, il giorno 6, in occasione di San Nicolò, ci sarà l'AMS che farà un qualcosa, farà una donazione. Ma non vi dico altro, insomma, Ma però lo scopriremo. vi daremo appuntamento, ci sarà un evento che si svolgerà in questura, ma proprio il giorno di San Nicolò, il 6 dicembre, un altro momento di vicinanza ai meno fortunati. Ho un minuto che è troppo poco per stuzzicarti sul tema, te lo lancio al volo. La Triestina, La Maurizio. Triestina ultima in classifica, si piange, ormai c'è un clima di rassegnazione. Sicuramente qualcuno ha commesso degli errori in fase di campagna acquisti. D'accordo, un calcio dominante, però bisogna avere gente con gli attributi. Io credo che l'umiltà sia la base di tutto, ma anche la coerenza, e soprattutto a volte metterci la faccia e anche dire ho sbagliato. Forse i cori che vengono sentiti a fine partita sono significativi. Ripeto, tante volte anch'io, nella vita personale e anche nella vita professionale, ho detto scusate, ho sbagliato e so che ho avuto molta riconoscenza per questo. Maurizio Iannarelli, presidente AMPS Trieste, grazie e buon lavoro. Grazie a voi e buon proseguimento anche a voi. Grazie per averci seguito in questo approfondimento di ore 13. Spazio alla pubblicità, poi il telegiornale di Tele4, a fra poco. Trovati all'edizione meridiana del notiziario di Tele4. Ancora una rissa in Piazza Goldoni, di nuovo coinvolti cittadini stranieri. È successo ieri sera, un giovane è rimasto ferito, gli altri, una decina di ragazzi, sono fuggiti super scala dei giganti. Indagini in corso della polizia locale. Vediamo.
Ennesima rissa fra stranieri ieri sera qui in piazza Goldoni, una persona è rimasta a terra ferita, le altre sono scappate, super scala dei giganti. Non si contano più ormai gli episodi violenti che avvengono nelle piazze cittadine. Questa volta la rissa, alla quale hanno assistito diverse persone di passaggio che hanno fatto viaggiare la notizia attraverso i social, è scoppiata davanti al McDonald's. Regolamento di conti, spedizione punitiva, futili motivi, ancora ignote le cause che hanno generato la violenza. I coinvolti negli scontri sono tutti ragazzi maggiorenni. Uno di questi è rimasto ferito a causa di ripetuti calci e pugni. Il giovane si è quindi rifugiato dentro il fast food per evitare di continuare a subire il pestaggio. Le ferite riportate non sono gravi. Intanto però erano state allertate sia la Polizia di Stato che la locale. Gli agenti sono giunti sul posto, ma i protagonisti della rissa si erano già dileguati scappando su per Scala dei Giganti. Inutile il tentativo di alcuni agenti di correre dietro ai fuggitivi. Gli stranieri hanno fatto perdere le proprie tracce. Ma a far luce sull'episodio saranno le telecamere, sia quelle presenti dentro il McDonald's, in corso di acquisizione le immagini di videosorveglianza, sia quelle installate in zona, che sono ovunque. Quello di ieri sera è solo l'ultimo di una lunga serie di episodi violenti. Piazza Goldoni nel recente passato è stata preda anche di vere e proprie bande fra baby gang e gruppi di stranieri che proprio fra la piazza e Scala dei Giganti creavano il panico fra i residenti della zona. Tanti gli episodi di minacce, violenza e rapine col coltello, anche ai danni di giovanissimi. Una notizia delle ultime ore, prima del prossimo servizio, una donna di 40 anni è stata ricoverata in ospedale in gravissime condizioni dopo essere caduta dal balcone del primo piano di un apart hotel di Grado. L'incidente si è verificato alle 23:30 di ieri, la centrale operativa Sores ha inviato sul posto l'automedica e l'equipaggio dell'elisoccorso notturno, i sanitari hanno stabilizzato la donna, l'hanno intubata e trasportata in volo all'ospedale triestino di Cattinara dove è stata accolta in codice rosso e prognosi riservata. Indagini dei carabinieri, si esclude però il coinvolgimento di terzi nell'incidente. Ancora cronaca, operazione anticontrabbando a Trieste, guardia di finanza e polizia locale hanno sequestrato grandi quantità di tabacco illegale in 3 negozi, poi chiusi temporaneamente, denunciati i titolari. Il servizio di Federico De Ross. 3 persone denunciate, 3 esercizi temporaneamente chiusi. È questa la nuova operazione delle forze dell'ordine di Trieste contro il contrabbando di tabacco. I militari della Guardia di Finanza insieme alla Polizia Locale hanno effettuato un controllo in un esercizio commerciale. Melassa di tabacco, aromi privi di contrassegno e avvertenze in italiano. Sono questi gli elementi emersi dall'ispezione. L'intervento ha permesso di scoprire un fenomeno di contrabbando di tabacco da masticare noto come snus o gutka, proveniente da India e Pakistan e potenzialmente nocivo per la salute. Le verifiche poi sono state estese ad altri 3 negozi, dove sono stati trovati oltre 90 kg di tabacco nascosto. Le successive perquisizioni domiciliari hanno portato al sequestro di ulteriori 80 kg di prodotto senza contrassegno, pronto per la vendita illecita. Le indagini, coordinate dalla Procura di Trieste, proseguono e le responsabilità saranno accertate solo in caso di condanna definitiva. Alle 9:40 di questa mattina una squadra dell'autoscala del comando dei Vigili del Fuoco di Gorizia, mentre rientrando in sede dopo aver concluso un intervento, stavano percorrendo la strada provinciale 16 nel territorio di Cormons e si sono imbattute in un incidente stradale nel quale 3 auto si erano tamponate. I pompieri si sono subito fermati, hanno iniziato ad assistere le persone coinvolte, hanno provveduto alla messa in sicurezza delle vetture coinvolte nel sinistro. Appena giunto sul posto, il personale sanitario insieme ai Vigili del Fuoco ha estricato da uno dei veicoli la conducente, che poi è stata trasportata in ospedale. Terminato il soccorso delle persone, i pompieri hanno completato la messa in sicurezza delle macchine coinvolte e nell'area del sinistro. Sul posto, per quanto di competenza, anche i carabinieri. Sorpreso a uscire dall'Italia con 2 tonnellate di prodotto ittico non conforme alla normativa perché privo dei documenti che attestino la tracciabilità. Multa di 1.500 euro per un conducente di un furgone con targa romena. La merce è stata sequestrata. Sequestrate 2 tonnellate di prodotti ittici privi della documentazione per consentire la tracciabilità. È il risultato dell'operazione congiunta di Capitaneria di Porto di Trieste e del Comando della Guardia di Finanza di Muggia. Il sequestro è stato eseguito dopo i controlli ai valichi di frontiera, durante i quali è stato fermato sul confine un furgone con targa romena. Il conducente stava cercando di uscire dall'Italia con 1.948 kg di pesce, tra cui carpe, lucioperche, pesci siluri, storioni e trofei.
quote. All'esito dei controlli è emerso che il prodotto non era conforme alle norme nazionali ed europee che regolano la filiera della pesca. Di conseguenza è scattata la sanzione di 1.500 euro per il conducente del furgone romeno e l'intera partita ittica è stata sottoposta a sequestro, anche per consentire le successive verifiche da parte del personale veterinario per l'idoneità al consumo umano. Altrimenti il prodotto verrà destinato a una ditta specializzata per lo smaltimento. Una lunga pagina di cronaca, quella di stamattina. Andiamo sulle prossime immagini. Tre cassonetti dell'immondizia sono andati letteralmente a fuoco nella notte in piazza Perugino per un sospetto, quanto mai in realtà quasi acclarato, atto vandalico. Secondo alcune testimonianze, inizialmente un cassonetto sarebbe andato a fuoco e successivamente all'intervento dei pompieri, appunto per spegnerlo, sono andati a fuoco altri due bottini dell'immondizia, quindi che hanno subito la stessa sorte. Come vedete sono tutti anneriti, ecco le immagini che testimoniano quanto successo in una piazza che ha reso diversi problemi a causa dei suoi frequentatori in questi anni. Poi c'era stata quell'ordinanza sindacale che aveva stoppato la vendita di alcol e aveva indicato la chiusura alle 23 degli esercizi commerciali. Adesso questa ordinanza non c'è più, il primo atto vandalico evidentemente è questo qui. Comunque sull'episodio indaga la polizia di Stato, al vaglio anche le telecamere di videosorveglianza della zona. Andiamo in collegamento con la polizia locale di Trieste. Credo che per noi ci sia Marco Cernecca, assistente scelto della polizia locale, per descriverci la situazione di questa mattina in città. Pronto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Prego. Allora iniziamo col dire che il traffico sulla rete cittadina è abbastanza normale, nulla da segnalare come intralci, incidenti o quant'altro al momento. E questa mattina abbiamo svolto vari interventi per richieste di soste abusive e anche un intervento di ausilio ai vigili del fuoco in via Alberti per rimozione di un oggetto pericolante. E ricordo solo quest'oggi a Servola si terrà la giornata, la festa di San Martino, e la via di Servola sarà chiusa, e già chiusa a dire la verità, dalle ore 13 fino alle 21 di questa sera, e nel tratto tra la via dei Soncini e la via dei Giardini. Comunque in loco ci sono le transenne, segnaletica e anche le nostre pattuglie che fanno chiaramente dei passaggi, dei controlli. E altre cose non avrei da segnalare per oggi, per cui vi tornerei la linea. Grazie, buon lavoro a lei e a tutti i suoi colleghi. Un saluto alla sala operativa. Grazie. Energie rinnovabili e nucleare, il mix perfetto per abbattere le emissioni. Il partito di Azione scende in campo per portare il tema all'attenzione del Parlamento. No, se no andiamo direttamente. Eccolo qui. Due settimane fa abbiamo depositato una proposta di legge di iniziativa popolare per reintrodurre il nucleare nel mix energetico italiano. Nucleare e rinnovabili è l'insieme di tecnologie che in modo più efficace può ridurre le emissioni. Anche le rinnovabili da sole potrebbero, ma ne servono talmente tanti sistemi di accumulo che occuperemmo una grande superficie dell'Italia, spenderemmo molto di più. Un mix di nucleare e rinnovabili, conti alla mano, e i conti li abbiamo fatti tutti e sono disponibili sul sito dei proponenti di questa legge, i conti mostrano che fare con solo rinnovabili costerebbe il 50% in più. Con il nucleare riusciamo a raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni per la difesa del clima a costi ragionevoli, un significativo miglioramento delle bollette per i cittadini e per le imprese. Azione si è fatta carico di tutte le analisi che hanno mostrato in maniera incontrovertibile questi vantaggi. E infatti i cittadini italiani, contrariamente a quello che si pensa, hanno reagito istantaneamente. Abbiamo raggiunto in poco più di 3 giorni 50.000 firme, che è la soglia prevista dalla legge per ammettere la proposta alla discussione in Parlamento. Ma noi non ci fermiamo, abbiamo a disposizione ancora 5 mesi e mezzo, usiamoli tutti per dare un segnale chiaro al Parlamento che gli italiani hanno capito che se tutto il mondo sviluppato utilizza l'energia nucleare, noi non siamo più cagionevoli di loro.
Grande successo al Teatro Stabile Giuseppe Verdi di Trieste per la prima della Traviata che ha aperto ieri sera la stagione lirica giuliana. Sentiamo un passo della celebre aria Libiamo nei lieti calici, interpretata dal tenore Antonio Poli e dalla soprano Maria Grazia Schiavo. Marco Stabile. Libiamo, libiamo nei lieti calici che la bellezza infiora. E là, fuggevol ora s'inebria voluta. Libiam nei dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore onnipotente va. Amore fra i calici più caldi baci avrà. E siamo allo sport, la Triestina perde anche con la Gian Erminio per 0-1 al Rocco, una gara segnata dall'espulsione di Crollis che ha lasciato in 10 uomini l'Unione dopo 34 minuti di gioco. Gli highlights col commento di Bernardo Gulotta e Francesco Vitturi. Siamo pronti a raccontare Triestina Gian Erminio, 14esima giornata della Serie C Nao Girone A. Mi fa molto piacere ritrovare al mio fianco Francesco Vitturi. Pronto a partire uno tra De Maria e Montipò. Va Montipò forte col destro, chiesto un contatto col braccio, la porta fuori Pinto a liberare il sinistro che non trova spazio. Adesso col destro, ultima deviazione del capitano, l'altro capitano del match, ovvero Germano. Sono tantissimi giocatori in area di rigore, 8 diventano 9. Adesso il pallone, colpo di testa, semplice per Kelleros. Rischia di concedere qualcosa a una Gian Erminio che abbiamo visto accetterebbe di buon grado. Va tutto forte in mezzo, il pallone del capitano, doppio colpo di testa, il secondo che arriva in caduta più verso il numero 30 che poi allarga da Bielefeld, pensa al servizio in mezzo, pallone ancora lì in zona, il vantaggio che rimane strozzato nell'urlo di Vallocchia. Si gira e si accorge che la bandierina del secondo assistente è alta. Grande movimento da parte di Pinto, c'è Attis da esterno e non fa bene il suo lavoro, il pallone in mezzo e non riesce a resistere su Marotta che prova ad aprire per la corsa di Stuckler, prova a scappare la punta della Gianna, rientra sul destro Stuckler, si abbassa Ross, non si può prendere di sorpresa la squadra ospite, colpo di testa di Crollis, arriva
semplice tra le mani di Mangiapoco, che deve solo abbassarsi a riceverlo. Movimento di Germano sulla destra, mette in mezzo di prima un pallone, arriva a Tiss un po' attardato, sputa fuori la difesa della Giana. Montipò in mezzo a due, Vallocchia col destro, arriva il fischio arbitrale a favore della Giana. Cartellino rosso per Krollis, espulsione diretta per Raismond Krollis dal primo assistente. E infatti si infuria Clotet con Krollis, strattonato il numero 73, perché evidentemente non ha apprezzato, per dire un eufemismo, quanto fatto dal proprio attaccante. Raramente, Francesco, ho visto un allenatore prendere per la maglia il proprio giocatore per sgridarlo in questo modo. Attissa a coprire, come immaginato, con una zona un pochino più arretrata, 40 centimetri in out rispetto al palo sinistro della porta di Gross. Fa segno che si può riprendere, eccolo verso il primo palo, ancora in zona pericolosa. Vede campo, cerca Vinci, Stuckler nello stretto, controllo il pallone di ritorno tra i piedi, ancora Stuckler. Intervento di Bianconi, non è finita, Cafferri, puntato netto, in area di rigore, Cafferri mette sul destro, la deviazione decisiva di Avinci, porta in avanti una Gian Erminio che si meritava la rete, la trova a 3:50 dalla fine, 0-1, si porta a casa i tre punti. E una Triestina che rimane invece a bocca asciutta, prosegue il percorso che dura da 76 giorni e oltre, adesso si continuano a contare. E vi ricordo che stasera alle 21:30 su Tele4 andrà in onda la partita della Triestina, che verrà riproposta sempre sulla nostra emittente anche lunedì alle 14:50. Il commento dunque al vetriolo sull'espulsione dell'attaccante Krollis da parte dell'allenatore della Triestina, Pep Clotet. Sentiamo. Quello che è successo. Oggi abbiamo visto questo no. Per me non deve succedere nel calcio, e non parlo della reazione, parlo dello che è successo, dell'espulsione. Krollis, lo che ha fatto, questo non può succedere nel calcio. Lui è qui in prestito, rappresenta un'altra società che lo manda qui in prestito, e lui fa questo alla Triestina, fa questo alla sua società e fa questo al calcio. Che mi ha venuto in mente è la verità. Io ho un figlio di 8 anni che ha visto questo oggi, no? Io vengo da una cultura dove questo non può succedere. Un calciatore che fa questo, se lo fa in strada, lo mette in galera. Non è normale. E questo noi non dobbiamo accettarlo di nessuna maniera. E per quel rispetto a me come allenatore, Krollis ha finito la Triestina. Del tutto. Basta. Io che l'ho detto in faccia a questo mesmo, che ha finito oggi con la Triestina. Con me come allenatore, che questa è una roba che devo valutare anche io, la situazione come lo che mi sto trovando, no? Qui, che non è normale questo. No? Stasera la sfida al vertice in trasferta per la Pallacanestro Trieste contro Trento, la formazione giuliana terza in classifica se la dovrà vedere con la capolista imbattuta. Well, number one, they play outstanding defense, the best defense in our league by far. They share the ball at a really nice rate as well, and they have a great collection of talent on their roster, and the way that they utilize their talent is really special. You know, you don't get to this point in the year without losing a game in our league unless you're a really talented team and you have a really strong system, and that's what I see when I see them play. Una sfida da vertigini quella che attende i ragazzi di Jamion Christian, con la capolista imbattuta Trento, che dopo aver umiliato Milano in campionato ha strappato una vittoria da applausi anche in Coppa con la Juventus Balan. Una sfida da vertigini quella che attende i ragazzi di Jamion Christian, con la capolista imbattuta Trento, che dopo aver umiliato Milano in campionato ha strappato una vittoria da applausi in Coppa con Badalona. I biancorossi potranno contare ancora una volta su un supporto di pubblico amico anche lontano dal Palatrieste, sperando di ripetere l'effetto Treviso sia in campo che sugli spalti. Quanto agli avversari, la sfida è al top. Oltre al leader e al momento forse miglior giocatore del campionato, Anthony Lamb, c'è una pattuglia di giocatori di talento proprio sul modello
quello di Trieste, Ford, Cale, Ellis e Mavugbe a dividersi le responsabilità offensive e a fare dei trentini la difesa più forte della Lega. I giuliani dovranno saper rispondere al meglio nella propria metà campo e non solo in attacco, ma al tempo stesso mantenere quella filosofia di gioco sbarazzina e irriverente che sin qui ha rappresentato l'arma in più del gruppo. You know, obviously, you just want to play your best every time you have a chance to go play against competition. And you know, the standings they mean something in this moment because that's a record of what you've done. But you know, we're all fighting for something that's really special at the end of the season, and so it's just really important for us to be able to look at each week as a checkpoint, as a checkpoint of where we're going to go. But it's more important to just continue to identify and assess the things that are needed to be the best team in this league. Assess and identify the things that we aren't doing at the highest level right now that we need to improve on, but also have a healthy understanding of the things that we are doing well. You know, I always say, you know, we play teams, you know, we've got to make them beat us and not beat ourselves. And I think that's having an understanding of what we do well and the challenges that we present to other teams also. Continuano le temperature miti, a Barcola c'è anche chi continua a fare il bagno. Vedremo quanto durerà questo tempo, intanto ecco cosa abbiamo raccolto. Siamo a Barcola, nel cuore dell'autunno, dove le temperature raccontano una storia decisamente fuori stagione, con molte persone che approfittano di queste belle giornate per prendere il sole e fare qualche bagno. Non è comune arrivare a novembre con temperature così calde e di fatto il mare continua a avere temperature non rigidissime. Io 2 anni fa, 10 novembre, qua al bivio come il 1 agosto. Terrazza piena e tutti in acqua. Senza muta, in mutande de bagno. 18 e mezzo è accettabile per tutti, con la muta si sta meglio. Un novembre meraviglioso e approfittiamo fino a che si può, da buoni triestini, dai. Non è fredda, è 18, 16, 17, 18 gradi ancora, insomma. Noi lo facciamo anche d'inverno, l'abbiamo fatto anche con 13 gradi. Nell'acqua invece è una condizione un pochino, come dire, come tornare a quando si era forse dentro la pancia della mamma, no? Nel senso una condizione diversa, e questo mi dà molta serenità e mi fa anche dimenticare magari i problemi di lavoro, i problemi sociali, i problemi di vario genere che possono comunque influenzarti durante la vita normale. L'acqua è il momento in cui tutto si dimentica. È tutto dall'edizione meridiana del notiziario di Tele4, grazie per averci seguito, prossimo appuntamento con le notizie questa sera alle 19:30, buon pomeriggio.